Siamo arrivati a dire che il momento a quantità di moto rispetto alla lavagna può essere pensata alla somma di due, di quattro grosse cose. Di questi che sono dei riquadri, rossi, blu, giallo e bianchi. Il riquadro rosso e il riquadro bianco lo scriviamo così. Quello bianco, cioè, è il momento a quantità di moto del sistema rispetto al centro di massa. Questo invece è molto interessante. È molto suggestivo, perché questa qua è proprio l'espressione che avrebbe il momento della quantità di moto di una particella, dove l'avevo cancellato. L per definizione era R vettore P, oppure potevamo scrivere cose che ho usato qua, come vedete, di M R vettore V. Quindi questa è la definizione del momento della quantità di moto di una particella, e guardate questo. È molto suggestivo questo risultato. Questo pezzo qua è il momento a quantità di moto del centro di massa, come se fosse una particella. Dove si trova la particella? Nella posizione del centro di massa. Che massa ha sta fantomatica particella? La massa del sistema. E che velocità ha sta particella fantomatica? Vcm. Quindi vedete, di nuovo, in questo teorema che sto per finire, le ultime battute, viene fuori che il centro di massa, questo punto matematico, si comporta come se fosse una particella. È proprio il contributo al momento della quantità di moto che uno avrebbe se il centro di massa fosse una particella. Solo che il teorema, adesso lo commentiamo quando ho finito di mostrare che questo pezzo è 0 e questo pezzo è 0. Chiaramente 0 non tanto, è 0 perché la cosa tra parentesi è 0. Guardate le due cose tra parentesi, quello blu e quello giallo. Cominciamo da quello giallo. Guardatela con attenzione. Vediamo se qualcuno, vi do 10 secondi di silenzio per vedere se qualcuno ha capito cos'è. Allora, guardate. Se io questo qua l'avessi diviso, vediamo se lo divido per qualcosa, vediamo se lo riconoscete. Oh, fastidio. Cioè, se io la riscrivo così, qualcuno, coraggio, cos'è questo? Cos'è quello? Quello che ho scritto lì è la posizione del centro di massa rispetto al centro di massa. E quanto è? Qual è il vettore posizione del centro di massa rispetto al centro di massa? È il vettore nullo. Quindi il numeratore, che è questa roba qua, vale 0. E questo? Stessa cosa. Perché se io divido questo, stessa cosa, simile, se io divido questo per m1 più m2, cos'è questo? Questo è 0 perché? Ovviamente questo 0 è diverso da questo 0, eh? Sono zeri diversi questi qua. Questo affare qua è uno 0 diverso da questo 0 qua. Perché questo 0 ha le dimensioni di una lunghezza, questo 0 ha la dimensione della velocità. Quindi è una velocità nulla. Perché cos'è questa roba qua? Cos'è tutto questo? Questo è la velocità del centro di massa rispetto al centro di massa. È il vettore nullo. Quindi uno è il numeratore della posizione del centro di massa rispetto al centro di massa. Qual è questo? Questo qui è il numeratore dell'espressione del centro, della posizione del centro di massa rispetto al centro di massa, è il vettore nullo, e questo è il numeratore della velocità del centro di massa rispetto al centro di massa. Rispetto a me, qual è la mia posizione? È zero. Qual è la mia velocità? È zero. Io sono fermo rispetto a me stesso, sono qua con me stesso, voi vi vedete muovere, ma la velocità di me stesso rispetto a me è nullo. Quindi il teorema si esaurisce qui.
è uno dei teoremi più carini e c'è un omologo che sto per farvi che riguarda l'energia cinetica, che potrei lasciare a voi e vedere chi lo sa fare e magari dare a lui un voto superiore a 27 o 28, oppure farlo qua con voi e dire quindi chi lo sa ha un voto superiore a 23. Cosa preferite? Che ve lo lasci o che lo faccio assieme a voi? Ma guardate questo teorema. Sta dicendo che il momento... Sto sputacchiando oggi. Ma per fortuna la velocità orizzontale non è molto forte, quindi si limita lo sputacchio a cadere là. E non vi arriva. Però se fossimo sulla Luna magari arriveremmo. Questo mi dice che il momento a qualità di moto rispetto all'origine può essere scomposto in due pezzi. Uno è il momento da quantità di moto del centro di massa rispetto all'origine, RCM è questo vettore rispetto all'origine, quindi questo qui è il, scriviamo, questo è troppo piccolo per scrivere, mi vengono i campi, sono tutti frammenti qua. Questo è il momento della quantità di moto del CM, pensata come particella, non voglio descriverlo, rispetto ovviamente all'origine, cioè al lab, cioè a questa origine qua, no? Vedete perché c'è il vettore posizione del centro di massa rispetto a questa origine, c'è il VCM che è rispetto a questa origine. Più, questo è il momento della quantità di moto rispetto al centro di massa. Quindi ho scomposto il problema in due problemi. Cosa fa il centro di massa e cosa fa il sistema attorno al centro di massa? Quindi attorno, rispetto al, a me piace tanto l'espressione attorno al, però è la stessa cosa. Rispetto al centro di massa o attorno al centro di massa. Cioè uno, questo vi dice cosa fa il centro di massa, questo vi dice cosa fa il sistema rispetto al centro di massa. Quindi il centro di massa si sta comportando come se fosse una particella. E se qualcuno vi chiede qual è il momento a quantità di moto del centro di massa, la scrivete con senza tante pippe, è molto immediato. La massa del sistema che moltiplica la posizione del centro di massa per la velocità del centro di massa. Ok? O può anche essere così. RCM prodotto a quantità di moto del sistema. Perché la quantità di moto del sistema cos'era? L'abbiamo fatto l'altro giorno, è la massa del sistema per la velocità del centro di massa. Cioè portando questo M qui, portandolo qui, la posso scrivere così. In soldoni, il centro di massa veramente si comporta come se fosse una particella. Però se la pensate come particella e calcolate il suo contributo al momento a quantità di moto, vi dà solo una parte. Vi dà solo una parte, il restante è il momento di quantità di moto attorno al centro di massa. La somma di questi due vi dà quello del laboratorio. Questo centro di massa porta una parte, il restante è il moto attorno al centro di massa. D'accordo? Va bene? Quindi forse un esempio che non voglio soffermarmi adesso, ma un esempio che potrebbe venire in mente è per esempio il moto della Terra attorno al Sole. Avete il moto della Terra attorno al Sole e avete il moto della Terra attorno al proprio asse. Quindi il moto del centro di massa della Terra attorno al Sole è questo. Il moto della Terra attorno al proprio asse verrebbe descritto a questo pezzo. Quindi io facendo così... C'ho il moto del centro e c'ho il moto attorno al centro, d'accordo? Questo descrive il moto del centro, questo descrive il moto rotazionale, d'accordo? Voglio subito, proprio per inculcare in voi questi passaggi, fare il teorema analogo e vediamo se qualcuno capisce e saprebbe scrivere il risultato. Poi lo dimostriamo, un risultato analogo per l'energia.
cinetica. Quindi sarà così. Vediamo se qualcuno me lo può declamare il risultato, poi la ricaviamo assieme perché non sono un sadico. Cioè, sono un sadico nella misura in cui vi faccio lavorare molto a lezione, poi all'orale sono più rilassato. L'enunciato è questo: l'energia cinetica del sistema rispetto al laboratorio, come sarà? Guardate questo e provate a immaginare che aspetto avrà. Questo è lo studente che sta sveglio e capisce e cerca di cogliere il gioco da uno che è molto passivo. E come sarà secondo voi? Provate a buttarla giù. Abbiate fiducia in voi stessi. L'energia cinetica di un sistema rispetto al laboratorio sarà scomposto in due, nella somma di due pezzi. Attenzione, questa è una somma vettoriale, perché questo è un vettore, questo è un vettore. L'energia cinetica è uno scalare, non è un vettore, è una somma ordinaria, ma è la somma di due pezzi. Uno è l'analogo di questo e sarà l'espressione dell'energia cinetica di una particella fantomatica chiamata il centro di massa. E come si scrive l'energia cinetica di una particella? Un mezzo mv quadro, no? E quindi l'analogo di questo pezzo è un mezzo la massa del sistema per il modulo quadro di vcm al quadrato. Questo è il pezzo che competerebbe a questa fantomatica particella chiamata centro di massa. Si comporta come una particella di massa ms e ha una velocità vcm. Poi però questo da solo non vi dà tutta l'energia cinetica rispetto al laboratorio, c'è un altro pezzo e sarà l'energia cinetica del sistema rispetto al centro di massa. Quindi l'enunciato che io voglio dimostrarvi ha una rassomiglianza molto forte, perché stanno esprimendo un concetto simile, che l'energia del centro di massa, l'energia cinetica di un sistema è uguale al pezzo che viene dal moto del centro di massa più l'energia di movimento cinetica attorno al centro di massa. Questo mi dice il momento a quantità di moto di un sistema è il momento a quantità di moto del centro di massa più il momento a quantità di moto del moto attorno al centro di massa. Ok? Notate l'analogia di queste affermazioni. Adesso lo dimostriamo. E come credete che farò? In un modo molto simile. E probabilmente verranno fuori cose simili. Con molta pazienza. Via. Alle. Sono teoremi molto semplici, ma con un profondissimo contenuto. Io li chiedo perché è un ottimo ripasso di un sacco di cinematica, un sacco di fisica. Chi sa fare queste dimostrazioni ha le spalle larghe, chi non le sa fare ha una comprensione probabilmente molto superficiale delle cose che ho fatto finora. Quindi l'energia cinetica del laboratorio, del sistema, cos'è l'energia di un sistema? È la somma dell'energia cinetica delle particelle che compongono il sistema. Rispetto al laboratorio cosa userò? Userò la velocità della particella 1, quindi qua scrivo un mezzo m1, attenzione, v1 modulo quadro. Ma cos'è v1 modulo quadro? Qual è il modulo quadro di un vettore? È il prodotto scalare vettore per se stesso. Quindi piuttosto di scriverla così, io la scrivo pomi. Ripasso di cos'è il prodotto vettore, prodotto scalare. Contributo della seconda particella. Adesso cosa faccio? Che la velocità, uso la somma vettoriale delle velocità, trasformazione di Galileo Newton. La velocità della particella 1 può essere pensata come la somma vettoriale della velocità del centro di massa più la velocità della particella rispetto al centro di massa. La velocità della latina rispetto alla pensilina è uguale alla velocità del treno più la velocità della latina rispetto al treno. Quindi questo qui io la scrivo un mezzo m1 vcm più la velocità della latina rispetto al treno. Prodotto scalare se stesso.
più questo che ho scritto finora è la particella 1. Adesso la particella 2. Dovete capire come è facile generalizzare questo per n particelle, il numero arbitrario di particelle. Avrei n addendi di questa fattezza. Un mezzo n-iesima particella, in questo caso la 2, per la velocità del centro di massa, più la velocità della iesima latina rispetto al treno. In questo caso è la seconda latina. Prodotto scalare qua, questo è il prodotto scalare. Quindi ho la velocità del treno più la velocità della seconda latina rispetto al treno e avrei facilmente n, ma non ci sono in questo perché ho solo voglia di fare due, non voglio di... Quindi n particelle, avrei n di questi. Ognuno di questi è fatto in questo modo. Quindi ho 4 addendi per la particella 1, perché ho questo per questo, più questo per questo, più questo per questo, più questo per questo, e ho altri 4 là, e ho altri 4 per la particella 3, e ho altri 4 per la particella n. Ognuno di questi 4 addendi per ogni particella li scrivo su una riga, esattamente con lo stesso approccio dell'esercizio di prima, del teorema di prima. Quindi la prima particella scrivo, aiutatemi, c'è l'un mezzo dappertutto, mal di schiena, c'è l'M dappertutto su questi 4 che sto per scrivere, M1. Ho V1 per VCM per VCM, è un prodotto scalare. Quindi VCM, prodotto scalare VCM. Poi ho un mezzo, M1, mi sta bene. Poi ho VCM, prodotto scalare V1'. Poi di nuovo un mezzo M1 e passo qua, ho V1 rispetto al centro di massa per VCM più un mezzo M1 V1 primo prodotto scalare V1 primo. Passo alla seconda particella. Ho fatto giusto? Questa è la prima riga, è quella che va fatta con calma. Allora, un mezzo M1 dappertutto, bene. Poi ho VCM, 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 V1', sì, poi V1', VCM, mi pare di aver fatto giusto. Passo alla seconda riga, cioè alla seconda particella. Senza riguardare qua, cambio solo i pedici 1 in 2. Questi gessi ormai, c'è un 1, diventa un 2. C'è un VCM, non cambio, tale quale VCM. Cambio solo quando ho i pedici. Un mezzo, questo è M2, VCM, prodotto scalare V2 primo, più un mezzo M2, V2 primo, prodotto scalare VCM, più un mezzo M2, V2, prodotto scalare V2 primo. E analogamente avrei la terza riga e l'ennesima riga. Di nuovo vado per associazioni, perché questa è una somma, in questo caso, di 4 addendi. Se avessi n particelle avrei 4n addendi, no? Ogni particella porta 4 addendi. Quindi ho una somma di 4n addendi, ma alcuni possono essere associati perché hanno in comune qualcosa, proprietà distributiva. Queste qua sono in comune, quindi questi due possono essere messi assieme con la proprietà distributiva. Facciamo il rettangolo rosso, non ricordo più il colore usato, questo è giallo, c'è il blu da qualche parte, questo è il blu, e questo qua è in bianco. Ok? Guardate, questo qua posso cancellare qui. Tutto questo è uguale, se ho solo due particelle c'è un uguale qui. Qua ho un mezzo e ho VCM che sono in comune, quindi questo è un mezzo M1 più M2 per VCM prodotto scalare VCM, che può essere scritta così. E questo è proprio MS, quindi ho il primo pezzo! Questo che cazzo è? Quello è l'energia cinetica rispetto al centro di massa. Vedete che è la stessa forma, solo che ho apice, 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 apice.
Quindi questa qua è l'energia cinetica del sistema rispetto al centro di massa. Questa è l'energia cinetica, che notazione ho usato, del sistema, ma rispetto al centro di massa, non più rispetto al laboratorio. E ho un ultimo pezzo, quindi ho già questo e già questo. Questo quanto vale, questo quanto vale. Come vedete ho VCM in comune, questo mezzo vabbè, ma posso portare l'M1 qua, l'M2 qui, e questo pezzo qui è un mezzo VCM che moltiplica a sinistra, d'accordo? E qua ho M1 V1' più M2 V2'. E questo qui è 0. Perché è 0? Perché è il numeratore dell'espressione della velocità del centro di massa rispetto al centro di massa. Ok? Quindi questo è 0. Analogamente qua, perché la M1, vedete, io posso benissimo mettere in evidenza così, posso mettere in evidenza a sinistra la VCM, perché c'è un VCM e VCM a destra, voglio dire, e a sinistra ho M1, è lo stesso termine in realtà, perché in fondo il prodotto scalare è commutativo, d'accordo? Cioè questi, questo e questo sono uguali, sono solo, ma il prodotto scalare è commutativo, d'accordo? Quindi questo è zero pure per lo stesso motivo. E quindi ecco il teorema. Quindi questi due teoremi, vedete che in realtà si ottengono molto velocemente. Veramente vi chiedo di saperli fare, è molto istruttivo per voi saper manipolare i simboli così. Dovete imparare un po' di ordine mentale, familiarizzarvi con la notazione, con un sacco di bella cinematica, fatelo, 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 perché mettete in tasca una bella fetta del programma se fate questi passaggi. Padroneggiateli, ovviamente sforzatevi di capire. Quindi abbiamo essenzialmente questi tre teoremi. Due che ho scritto qui e uno che abbiamo fatto l'altro giorno. Che era, oh, che mal di schiena, mal di collo. Che era scritta in due forme, questa. Questa, questa e questa stanno mandando un messaggio molto forte, che il centro di massa si muove come una particella, che trasporta momento a quantità di moto, trasporta per definizione quantità di moto, quindi il centro di massa, questo fantomatico punto qua, trasporta quantità di moto, trasporta momento a quantità di moto, eccolo qua, magari in rosso, quindi il centro di massa trasporta quantità di moto, trasporta momento a quantità di moto, trasporta energia cinetica, e come cazzo si muove? Come la legge di Newton, ma uguale a F, dove la F è? Sono le forze esterne, perché le forze interne non cambiano il moto del centro di massa, sono le forze esterne a cambiarlo. È bellissimo questo risultato. Questo quadro che sta emergendo io lo trovo estremamente bello. Il centro di massa veramente si comporta come se fosse una particella, quindi ha tutte le proprietà dinamiche, cinematiche e dinamiche, perché si parla di dinamica quando si ha la legge di Newton, MA uguale F, si parla di dinamica, stiamo facendo dinamica dei sistemi ormai, non più solo dinamica dei punti ma dei sistemi, ok? Quindi il centro di massa si comporta come una particella, ha la dinamica di una particella, porta quantità di moto, energia cinetica, momento a quantità di moto, e di un sistema però porta solo parte dell'energia cinetica, perché c'è anche il moto, perché cosa vuol dire cinetico? Vuol dire energia di movimento, energia cinetica, energia di movimento. L'energia di movimento rispetto al laboratorio, un pezzo lo porta a questa particella fantomatica, l'altra è l'energia di movimento attorno al centro di massa, analogamente qui, eccetera, va bene? Quindi quando voi avete una ruota
che sta spostandosi e immaginate che stia anche rotolando, ha due forme di energia cinetica e la somma di queste due daranno l'energia cinetica complessiva, perché di movimento c'è due tipi, di due tipi. C'è il movimento del centro di massa, ammesso che la ruota sia omogenea, quindi il centro di massa coincida col centro, c'è il moto del centro di massa che porta energia e c'è il moto attorno al centro di massa che porta pure energia. D'accordo? Queste sono le cose che faremo prossimamente. Fatemi vedere che ore sono, perché forse sono andato un po' troppo veloce. Sono andato parecchio veloce, perché questa dimostrazione è... Fatemi pensare a come integrare, perché non vorrei... io quando preparo lezioni ho in mente certe cose che devo dire e poi quando ho finito di dire devo pensare cosa potrei dire. Fatemi pensare, sono andato veramente veloce. Vabbè, facciamo, cominciamo a pensare a cose che dirò giovedì. C'è un bel esempio per parlare del momento della qualità di moto. C'è un bel esempio che sarà veramente uno degli esempi più discussi agli orari e agli iscritti. Allora, immaginate di avere un soffitto dalla quale pende un punto materiale. Dico punto nel senso che la sua estensione è molto minore della lunghezza del filo. Siccome non voglio usare la lettera L per non confondere, questo filo, attenzione, questo filo sarà un filo molto speciale. Sarà un filo cosiddetto filo ideale. Poi parleremo ancora di fili ideali, come no? Un filo ideale. Per me un filo ideale sarà essenzialmente, avrà due caratteristiche. Uno è che la massa del filo è trascurabile. Rispetto a cosa? Rispetto alla massa dell'oggetto. Quindi sarà massa trascurabile. Ovviamente dovete sempre essere chiaro, trascurabile rispetto a cosa, eh? Un'altra cosa è che sarà inestensibile. Inestensibile. Cosa vuol dire che è inestensibile? Vuol dire che non si allunga, non si accorcia. Quindi quando io prenderò questo oggetto e magari lo porto qui, e la lascio andare, per il fatto che è inestensibile, che tipo di, quale sarà la forma della traiettoria? Sarà un cerchio, un arco di cerchio. La distanza della particella dal punto d'attacco, non cambiando, questo si muove lungo un arco di cerchio. Non so se questo è un arco di cerchio. Ok? Sarà un arco di cerchio. Quindi la lunghezza del filo, piuttosto che chiamarlo L, rischiando di sconfondere con questo, permettetemi di chiamarlo R, perché è il raggio del cerchio, dell'arco di cerchio, va bene? Allora, facciamo una cosa. Questo punto qua, il punto d'attacco, voglio che sia l'origine, cioè voglio che sia il punto rispetto alla quale calcoliamo, per esempio, i momenti torcenti. Cos'è il momento torcente? Il momento torcente è il prodotto vettore tra il vettore posizione del punto d'attacco della forza e la forza. Quindi quando il corpo è qui, per esempio, c'è, anzi facciamo pure in due posizioni, è ovvio che c'è una forza qua, c'è la forza peso, dobbiamo ancora discutere con un certo dettaglio la forza peso, ma sapete che c'è una forza peso, no? La forza peso sarà una certa freccia che punta in questa direzione, forse l'ho fatto troppo lungo per la mia mano. Quindi questa è la forza peso, c'è chiaramente anche qui, ok? Guardate queste due posizioni, qua, che è lungo la verticale, e questo che non è lungo la verticale, ok?
quando è lungo la verticale, io vi chiedo qual è il momento torcente della forza peso rispetto al punto O, il punto d'attacco del filo. Qual è il momento torcente? Cos'è il momento torcente? R vettore, prodotto vettore F. Siccome voi dovete fare il vettore posizione dall'origine al punto d'attacco della forza, chi è? Ecco, facciamo in colori, va? In blu il vettore posizione e in rosso la forza. Qual è il momento torcente? È il vettore nullo. Perché? Perché la freccia blu e la freccia rossa non sono storti. Invece, questa freccia blu, mannaggia, a me è mancata la mira, questa freccia blu e questa freccia rossa sono storti. Qual è il momento torcente nel secondo caso, quando è fuori dalla verticale? Mi serve sapere la direzione. Entra o esce dalla lavagna? Signorina? Signorina, d'accordo? L'altra signorina che era distratta, che fine ha fatto? Si è addormentata sul banco? Entra. Se la particella fosse di qua, quale sarà la direzione? Coraggio. Esce. Quindi qua. Sono così piccoli. Tal. Qua. Entra. Qua. Tal. Esce. E qua. Tal. E zero. Zero cosa. Anzi, devo dire questo perché uno studente me l'ha chiesto poco fa e mi ero ripromesso a dirlo a tutti e stavo dimenticando di farlo. Molto importante questo. Guardate, tau cos'è? È R vettore F. Quali sono le dimensioni di tau? È una lunghezza per una forza. Quindi le dimensioni di tau sono, la forza cos'è? È una massa per una lunghezza per un tempo alla meno 2 per un'altra lunghezza. Voilà. Pensate all'energia. Cos'è l'energia? Per esempio abbiamo discusso l'energia cinetica. L'energia cinetica, vabbè, c'è un mezzo, certamente un mezzo non ha dimensioni. Cos'è la dimensione di un'energia? È una massa per una lunghezza diviso un tempo al quadrato. La stessa cosa. Hanno le stesse dimensioni. Ma deve essere molto chiaro che il tau e l'energia sono cose che sì hanno la stessa dimensione, ma sono completamente diverse. Perché tau è un vettore. Un'energia è uno scalare, non è un vettore. E questo qui, non dimenticatelo mai, è il modulo quadro della velocità. Questo è uno scalare, non è più un vettore. Quindi hanno la stessa dimensione. In entrambi nel sistema internazionale, qua avreste chilogrammi, metri quadri, tempo alla meno 2. Chilogrammi, metri quadri, tempo alla meno 2. Ma sono bestie diverse! Uno è un vettore, l'altro uno scalare. Questo qui è una energia e l'energia nel sistema internazionale si misura in joule. Ho scritto in piccolo così. Alcuni dicono joule, alcuni dicono joule. Il signor Joule, la sua famiglia, era in Inghilterra da centinaia di anni. Lui, i suoi avi erano francesi, ma da generazioni erano in Inghilterra e la pronuncia inglese è Joule. Joule lo dicono quelli che sono seccati del fatto che Napoleone ha perso a Waterloo. Siccome hanno vinto gli inglesi, si dice Joule. Non si dice Joule o Joule, ancora peggio. Oh, Joule, no. Joule, perché ha vinto Wellington, non Napoleone. Capite le mie simpatie dove stanno. Ok? Quindi, questa sono nel sistema internazionale,
nel sistema internazionale chilogrammi, metri quadri, secondi alla meno 2, per esempio 10, 10 cosa? 10 joule. Qua io è un vettore questo, ok? Molto importante questo fatto. Ok, torno su cosa volevo dire, mi stavo dimenticando di dire. Quindi questi sono 0, 0 cosa? Non joule. Se dite una cosa del genere, no professore, la stessa dimensione di un'energia, Pigio, il famoso pulsante, che apre la botola dentro al quale c'è il coccodrillo. Ok? Molto importante questo fatto qua, no? Notate come in questo punto le forze e il vettore non sono storti, qua sono storti. Quindi qua tau entra, qua tau esce, d'accordo? Secondo voi L cosa fa qua? Quando tau entra, cos'è tau? Tau è R vettore F. Ma questo cos'era? Era la derivata di L rispetto al tempo. Allora, facciamo così. Supponiamo che la particella sia qui e la lasciate andare e lui si sta muovendo così. Quindi partirà, anzi lo facciamo un po' più alto perché voglio che sia chiaro che non ha ancora raggiunto la quota massima. Parte da questa altezza qua, ok? E supponiamo che tutto sia ideale. Poi vedremo quando discuteremo l'energia potenziale, eccetera, ci convinceremo che se questo è un pendolo ideale, partendo da questo dislivello, lui raggiungerà lo stesso punto, alla stessa altezza di là. Questa è cosa che forse avete già sentito. Quindi, guardate, lui parte qua, questa è la posizione 0, passa per la posizione 1, passa per la posizione 2, passa per la posizione 3 e poi arriverà qua. Quindi la particella sta muovendosi in senso orario. In senso orario. Nella posizione 1 qual è la direzione di L? Qualcuno? L cos'è? È R vettore P, o se volete M R vettore V. Nella posizione 1 lui sta andando in senso orario, quindi la velocità in questo punto è un vettore che è tangente, immaginate che questo sia il vettore velocità, se volete P, perché V e P sono in fondo paralleli, questa è la quantità di moto, qual è la direzione di L? R e P o R e V sono storti, quindi è perpendicolare alla lavagna. Entra o esce? Veloce! Non impieghiamo un'eternità. Cosa fa? Entra. Quindi qua, in questa zona, nella posizione 1, abbiamo una cosa interessante. Che tau entra ed entra anche L. Qua tau è 0. Ed L entra. Qua la tau esce e la L cos'è? Entra, perché sta ancora andando in senso orario. Sta salendo, sta facendo così, è chiaro quello che sta dicendo? Sia nella posizione 1, 2, 3, la L sta cosa? Entrando. Ma la tau da entra a 0 esce. Qua la L entra, anche la tau entra. Qua la L entra, ma la tau esce. E guardate adesso questa formula qua. Che dL rispetto al tempo è uguale a tau, perché è uguale a R per F. E ragionate. Cosa sta facendo in uno? In questo, diciamo, dividiamo il tempo in due porzioni. Uno è la fase discendente, l'altro è la fase ascendente, ok? Quindi nel primo intervallo la particella è ancora a destra della verticale, sta scendendo in senso orario, poi in un altro intervallo di tempo è a sinistra della verticale, sta salendo, quindi L è ancora entrante. Guardate, nella fase discendente
tau ed L hanno la stessa direzione. Cosa vi dice questo? Scriviamo in forma in forma integrale? In forma integrale. Posso scrivere così: la variazione di L è uguale. Possiamo farlo nella versione, vi ricordate che c'è la famosa storia delle approssimazioni lineari? Quindi, visto che la L o entra o esce, la L entra in tutto questo caso perché sta girando in senso orario, entra nella lavagna, quindi chiamiamo la direzione Z, quello che è perpendicolare alla lavagna, va bene? Se questa facciamo in modo di non avere Z negativa, quindi se io faccio XY così avrei la Z, quindi facciamo così, chiamiamo questa la direzione X, questa la direzione Y e quindi la Z è entrante, va bene? Così non ho il fastidioso segno meno. Z, la l'asse Z è nella direzione entrante, va bene? Quindi se io vi chiedessi di scrivere L, la scrivereste così, come, arrivederci, come il modulo di L, U di Z. Siete d'accordo? C'è un modulo e c'è la direzione. Z e L è entrante nella lavagna, che ho chiamato la Z, quindi la Z entra. Perché ho sistemato io gli XY così. Ok? Quindi la L sta entrando nella lavagna. Adesso guardate qua. Quindi, se volete, io ho solo a che fare con la componente Z. La scrivo così. La scrivo così. Senza la freccia sopra sto intendendo qui il modulo di L. Quindi LZ è un numero che in questo caso è positivo perché è entrante. Va bene? D'accordo? Adesso, questo qua, se io la scrivo la componente Z, cos'è la componente Z di questa equazione? Eccola qua. Questa, nella fase discendente, tau entra. Scriviamo questa qua in questa forma, vediamo se qualcuno si scandalizza. Circa uguale alla derivata di LZ non è la stima lineare, la famosa stima lineare quella. Sì o no? Piace o no? Perché non sento un bel sì con un accordo consonante? Invece sento silenzio. Sì o no? Sì. Proprio poco convinti. Eh? Questa è la famosa stima lineare, cioè la variazione della funzione. La variazione della funzione cos'è? La classica funzione che faccio. Voi cosa fate? Il valore della funzione qui è il valore iniziale più questo. Che cos'è? Più questo. Questo è la stima. Il valore vero è questo. Questa è la stima. E cos'è la stima? È la derivata, che è la pendenza di questa retta, moltiplicato per questo. Quindi questo è delta t. E la pendenza è la derivata in questo istante, d'accordo? Allora guardate un attimo, sto cercando forse in caso di dire queste cose domani, perché in fondo volevo dire domani, cioè giovedì, non voglio correre, però devo non perdere l'opportunità di dirlo, se no è tempo perso, questi 10 minuti rischio di averli buttati. Sono molto serio. Guardate qua, nella fase discendente questa è positiva. Cosa vuol dire? Che la L sta aumentando di modulo. Aumenta di modulo. La L è perpendicolare alla lavagna, sta entrando, perché sta facendo così, in tutto questo moto orario, L entra. Nella fase discendente, il modulo di L cosa fa? Sta aumentando. Perché? Perché la derivata è positiva. Cosa c'è da ridere? C'è qualcosa da ridere? Oh,
Cioè, è uno spasmo di qualche tipo? Sono molto serio. Nella fase discendente, il modulo di L sta aumentando. Perché? Perché la derivata ha lo stesso segno, è positivo. L entra, anche tau entra. Quindi nella fase discendente L sta diventando sempre più lungo entrante nella lavagna, il modulo cresce. Quando arriva qui, cambia la cosa, la situazione, perché nella fase ascendente L entra, ma il tau ha direzione opposta. Cosa vuol dire? Che il modulo di L comincia a diminuire. Se qua la particella è ferma, perché devo ancora lasciare la presa, la velocità è zero, il momento a qualità è zero. Lascio la presa. Cosa succede? C'è un momento torcente entrante. Quindi quella L che è zero, che è il vettore nullo, non rimane nullo. Perché non rimane nullo? Perché la derivata di L rispetto al tempo è tau. Nella misura in cui tau è diverso da zero, la L non mantiene il suo valore del tempo. Ma cosa fa? Aumenta il suo modulo. Quindi da zero la L comincia a entrare sempre di più nella lavagna, arriva a un valore massimo quando è qui, e poi punta sempre dentro la lavagna, ma il modulo diminuisce. Perché diminuisce nella fase ascendente? Perché tau ha il segno opposto di L. Quindi la L, se quello sta entrando, sta cominciando a punta sempre dentro, ma punta sempre meno, finché non si ferma. Poi cosa succede? Quando si ferma, lui si troverà qua, con una bella forza così, con un grande momento torcente, la L che per un istante è zero, rimane zero? No! Perché non rimane zero? Perché la derivata è diversa da zero, porco cane! E la tau esce! Cosa vuol dire? Che quando è arrivato qui, e per un attimo il momento della qualità di moto è zero, il vettore è nullo, la tau esce, quindi la L comincia a crescere. Cioè la L nuova, facciamo così, la L in un istante t più delta t è uguale al valore vecchio più tau nell'istante t delta t. Vedete, se tau e L hanno lo stesso segno, allora questo ha un modulo più grande. Se questi hanno segni opposti, L è più piccolo. Quindi quando è qui, questo per un attimo è zero, e vuol dire che in un istante successivo la L comincia a uscire dalla lavagna. Perché esce? Perché tau esce, questo esce e quindi questo esce. In un istante successivo cosa succederà? La tau esce, la L esce quando sta facendo il giro opposto, questo ormai sta uscendo, quindi questo esce. Aggiungete un altro pezzo che esce e avete un vettore che esce che ha un modulo maggiore. Quindi la L da zero comincia a crescere, a crescere, a crescere fino a questo punto. Quando supera questo punto avete che la tau entra. La L esce, la tau entra. Cosa vuol dire? Che al passare del tempo la L si accorcia, e si accorcia fino a essere zero quando fa, e tutto si ripete. Ok? L. Ci vediamo giovedì. Ma mi raccomando, meditate su questo. Al di là di come l'ho detto in questi minuti, perché non avevo previsto dirlo oggi, lo ridirò giovedì. Mi raccomando, pensate molto attentamente a questa storia qua.